amori e di fiduci, si sente da sta terra di cui vi parlo, una perla rara, domenso mari, che come viti d'incanto colli, fai ci impazzire i meglio popoli, che vita si sciarriaro, per chi to sangue da cintra sia, e non c'era cura chi li guaria. Sonna notte, carraggio cuore, picchiato decadenza, non la posso accettare, tu siamo vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti pure alla morte per liberarti di sta mala razza che ti succa usando. Buongiorno, ben alzati, stamattina ci sono volute le bombe e devo correre perché mi aspettano alle 9 all'Isola Bella, perché continuiamo stamattina intanto il nostro tour per le spiagge, perché sta portando avanti il progetto Aspettando la Bandiera Blu, di cui abbiamo fatto la delibera ieri in giunta, e stamattina completiamo il sopralluogo delle spiagge. Mi pare che dovremo fare intanto Isola Bella, Villa Bonia, non mi ricordo cosa è rimasto come altro tratto. Comunque seguiteci che vi diamo le indicazioni. Vediamo, lo abbiamo segnato ieri mattina, vediamo dov'è, ecco qua, ecco qua, ecco qui, vediamo se me l'hanno segnato. Le spiagge che mancano da visitare sono Isola Bella, Villa Conia e Spisone, scusatemi, Spisone, ecco qua, il buon Antonio Collotta me l'aveva segnato ieri. Antonio, disgraziatone, stanotte mi hai ucciso, incredibile, incredibile, mi ha ucciso stanotte. Pensate un po', lo sapete a che ora sono arrivato stamattina? Alle tre, ho preso sonno alle 3:15, guardate qua, incredibile, vero? Non sono i bu, guardate, ero io. Ero io stamattina, guardate qua, guardate come ballo! Nariddo paro, eh! Cioè, un sindaco che dopo una gran giornata di quelli
si metta a ballare dall'una di notte in poi, no stop, mi sono scialato con i ragazzi e quindi gli farò blitz in continuazione e quindi andrò a rilassarmi. Era da 30 anni che non ballavo, 30 anni credo, se non di più, 30 anni. Ragazzi, mi avete fatto divertire stanotte, mi sono veramente divertito. Salvo Puccio era da che ballava un naso, così faceva e basta, così ballava Salvo Puccio. Faceva, muoveva il naso, così, così, Salvo Puccio ballava così. Era incredibile Salvo Puccio, pigliava, muoveva il naso e ballava, no? Tutto qui, questo era il ballo di Salvo Puccio. Ma comunque, quindi ora andiamo, Spisone, Villa Agonia e Isola Bella, appuntamento alle 9 all'entrata di intanto Isola Bella. Allora, perché dobbiamo fare questo accordo per l'Europa? Ragazzi, l'Europa c'è lo sbarramento del 4%, volete capire o no? Il 4% sono 1.100.000 voti. Io non ce li ho 1.100.000 voti, ve l'ho detto e ve lo ribadisco. E non riusciamo a prenderli, perché le elezioni europee sono toste. Pensate che nel 2014 Giorgia Meloni non riuscì a prendere il 4%, era come noi al debutto alle europee ed era da 2 anni che era nata come Fratelli d'Italia. Noi in un anno alle europee saremo a 2 anni. Ebbene, arrivò al 3,7%, 3,7%, gli mancò uno 0,3%. Per, sì, Salvo Puccio, buongiorno. Io ieri come ballavo con Naso stanotte, ballavo col Naso, ragazzi. Poi vi faccio vedere come ballavo con Naso Salvo Puccio. Quindi è difficile. Ripeto, per lo 0,3%, già Giorgia Meloni nel 2014, al debutto alle europee, come sarà per noi nel 2024, non raggiunse il quorum. Quindi noi da soli, con il nostro brand Sud chiama Nord, non ce la facciamo a prendere il 4%. Quindi dobbiamo fare un accordo tecnico, un matrimonio di interessi, tutto qui, l'ho detto e lo ribadisco. Con chi lo dobbiamo fare? Lo facciamo con coloro che non hanno votato questo disegno criminale di autonomia differenziata. Noi abbiamo la nostra idea di autonomia e ne parleremo giorno 8, sarò ospite proprio dai leghisti per discutere, confrontarsi e saremo esattamente a Ponti sul Mincio a Mantova. Ponti sul Mincio, ve l'ho detto, giorno 8 c'è Antonio Gullotta che sta organizzando il pullman, quindi rivolgetevi ad Antonio Gullotta, al consigliere Antonio Gullotta, che non so se sarà lì per ora in coma, se non lo vedo qua. Antonio, fatti vedere, perché sennò perdi 10 punti stamattina, che sta organizzando il pullman per essere lì con noi. Quindi organizzatevi e venite per questo confronto intanto sull'autonomia differenziata. Vado nella casa, nella tana, dei lupi, come si suol dire, o dell'avversario, del nemico, come volete voi. Quindi l'accordo è necessario, si deve fare con coloro che hanno comunque prerogativa l'equità territoriale e soprattutto non hanno votato in Parlamento o non hanno sostenuto questo modello di autonomia differenziata del buon Castelli. Questo è il tema. Giusy Barca, se vuoi esserci, lancerà ora la sottoscrizione, anzi l'avviso, metterà l'avviso il buon Antonio Gullotta. Contattate Antonio Gullotta. Antonio Gullotta, se ci sei, dai il tuo numero per cortesia, perché la gente comincia a chiamare me. Quindi siccome Antonio Gullotta sta dormendo, e allora io non so come fare, anzi, segnatevi il numero, ve lo dico io. Contattate il 327-91-95-767. Allora, Cipolla, tu che sei sveglio, ascoltami, segnati il numero di Antonio Gullotta per organizzare un bel pullman per venire con me in provincia di Mantova giorno 8. E così
sventoleranno tra le bandiere verdi della Lega anche le bandiere di Sud, chiamano bellissimo, sarà uno scontro epocale. Ciccio Cipolla ha segnato, oh. Ma Ciccio Cipolla, mettetevi d'accordo e fate uno, due pullman, quello che volete, uno uno, che a me basta che ci sia almeno un pullman, così vedo un po' di bandiera amica, perché sennò mi scuro o cuore, ragazzi, immaginate, mi scuro o cuore. Quindi ci sono i ragazzi del giovanile, per esempio, se vogliono salire, parlate con loro. Allora, ribadisco il numero, Ciccio Cipolla, 327-91-95-767. Questo è il numero che dovete fare, chiaro? Pio Andrea Pere, apposta mi ride, segnate pure il numero pure tu e lo segni. Sì, Ivana Fuma... Ivana, ciao Gioia. Ivana Fiumarò, esattamente l'8 luglio, ho messo la locandina, porca miseria, ho fatto il post, ehi, ci svegliamo, avanti, ho messo il post ieri, ok, oh, e così capirete ancora di più, l'8 luglio, sabato 8 luglio, ore 21, dobbiamo essere a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, quindi io vi dico, facciamo questa spedizione dei 50, oh, dei 100, va bene? Oh, Pio, scrivi il numero di Antonio Cullotta intanto, così lo contattano e vi mettete d'accordo fra voi Carusi, ok? Avanti, oh, questo diventa qua lo sbarco di Carusi, come si suol dire, non dei mille, lo sbarco di Carusi, oh, quindi andiamo avanti, l'alleanza è necessaria, perché sennò diventa un esercizio muscolare inutile. Noi siamo depositari, e ne lo riconoscono tutti, di un 2%. 200 significa 500-600 mila voti. Tutto qui. Questa è la nostra forza. Va bene? È inutile che mostriamo muscoli che non abbiamo. Quindi, io capolista nelle isole, nel meridione, e il nostro brand all'interno di una strategia complessiva. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la situazione di ancora che continua ad essere tirata in ballo, oggi grande spazio a Nino Bartolotta e non capivi chi. Nino Bartolotta, come sapete bene, era l'ex segretario del PD. In merito a che cosa? In merito agli attacchi. Allora, facciamo un piccolo precisazione. Sono i pidioti del Consiglio Comunale di Messina ad aver attaccato Rossana Carrubba solo perché si è trovata nella festa di compleanno del buon onorevole Alessandro Leo, che aveva in mano il volantino non elettorale che richiedeva il 2 per 1000 per Sud Chiama Nord. E sta foto è stata sbattuta sulla Gazzetta del Sud, vi dovete vergognare, mi ha fatto schifo questa cosa. Cioè, mettere sulla Gazzetta del Sud una foto che è per il 2 per 1000, non era un volantino elettorale, significa che qualcuno si passa pure il tempo in modo ingrato rispetto a una donna che ha fatto, una professionista, che ha contribuito lavorando con me a salvare Messina. Chiaro? Antonio Collotto ha scritto il tuo numero di telefono, mi hanno tartassato dei messaggi qua su Messenger, per cortesia, per organizzare questo pullman a Mantova. Quindi è stato il PD che in base a questa cosa ha cominciato a mettere in discussione l'obiettività di Rossana Carrubba. Quindi il tema è iniziato con gli amici del PD. Agli amici del PD ho ricordato che il loro segretario di partito era segretario comunale di Taormina. E ho detto pure che per diventare segretario di Taormina è stata declassificata la sede di Taormina. Oggi tutto un gran pistolotto del buon Nino Bartolotta che viene pure messo in bella vista e nella pagina regionale della Gazzetta del Sud. Bene, ora io chiedo la replica e il medesimo spazio che mi avete rotto le balle. Perché avete pubblicato un grande articolo di accuse contro la Carrubba che aveva in mano questa richiesta del 2 per 1000, codice U55, piuttosto fatelo per cortesia, aiutateci, no? Dopodiché io ho replicato e mi avete messo un necrologio
all'interno di un altro articolo. No, io ora voglio lo spazio che state dando a Bartolotta, non capisco cazzo è Bartolotta. Va bene. E allora, e così, siccome l'ho preparata, ora ve la leggo, precisa, precisa. E ora ve la faccio mandare alla mia ufficio stampa, così non abbiamo sbavature. Ok? Ecco qua, la mia lettera aperta. Caro Nino Bartolotta, intanto la rassicuro del fatto che alcun morboso interesse o ossessione verso la sua professione mi spinge ad occuparmi della genesi della sua nomina a segretario del comune di Taormina, ma solo l'amore per la verità, quella che lei continua a non dire. Dopo che ho finito, che solito mi sono messo pure a scrivere, una usura bruciai, di sonno, capisco? Un'altra ora di sonno, per scrivere sta caspita di replica. Iniziamo. È vero che la sede di segreteria di Taormina era vacante da novembre 2018. Perché? Ve lo ricordate perché? Perché a novembre del 2018 io che cosa ho fatto? Ho chiamato a Messina la dottoressa Carruppa, l'ho nominata io a Messina a novembre del 2018. Però, caro Nino Bartolotta, lei omette di dire che ha accettato la Carruppa la mia nomina. E questa è storia. E ora vi dimostro pure perché. Ha accettato la mia nomina perché il sindaco Bolognari le ha espressamente chiesto di lasciare la sede di Taormina per fare posto proprio a lei, in virtù dell'amicizia politica e la comparanza di partito che aveva lei con Bolognari. E la prova di questo è un fatto tecnico. Bolognari non ha esercitato il legittimo diritto di nominare un nuovo segretario entro 120 giorni dalla sua proclamazione. E lo sapete perché? Perché lei non aveva ancora i requisiti, lei Nino Bartolotta non aveva i requisiti per andare a Taormina. Infatti, che cosa ha fatto il buon Bolognari? Ha confermato la dottoressa Carruppa, ma poi viene chiesto alla Carruppa di andarsene da Taormina per lasciare la sede di segreteria libera. Cosa succede? Lasciando la sede della segreteria libera si è potuto procedere alla declassificazione da classe 1B, prima B, classe prima B a seconda. Quindi da classe prima B a seconda. Ecco la declassifica. E consentire così la nomina di un segretario iscritto alla cosiddetta fascia B, cui lei, Nino Bartolotta, apparteneva. Quindi viene chiesta alla Carruppa di togliersi dalle balle, per essere chiari. La Carruppa non se ne voleva andare da Taormina. Tant'è vero che era stata confermata da Bolognari. Bene, le viene chiesto di andarsene per declassificare la segreteria di Taormina dalla fascia prima B a seconda fascia. Perché lei, caro Bartolotta, non poteva se no venire a Taormina. Questa è la questione. Lei è stato nominato, caro Bartolotta, solo a marzo del 2019. Come mai? Te lo dico io, Bartolotta, Benditto, Bruggionazzo. Vedi, Bartolotta, tu vieni nominato a marzo del 2019 segretario di Taormina perché, nonostante la sede era già vacante da novembre 2018, perché solo a marzo del 2019 hai potuto finalmente maturare i requisiti professionali per occupare la sede di Taormina ormai declassata. Dimostrami che non è vero. Idiota. Dimostramelo. Quindi si è declassata. Hanno dovuto aspettare i tuoi porci comodi 4 mesi perché affinché tu maturassi i requisiti, e li hai maturati a marzo 2019, e a marzo 2019 sei stato quindi nominato
segretaria Taormina con la declassifica della sede. Questo è un bel comportamento esemplare, no? Compagni di merende politiche, bravi. Questa è la verità, caro mio. E quindi per sottolinearlo. Poi ti risponde Trebolo ancora qualche altra stronzata che hai scritto e ovviamente chiedo lo stesso spazio, bello, nella pagina regionale, perché io sono il leader di partito, Bartolotta QE, e sta simpatica a qualcuno, a qualche ambiente, forse. E allora, prima falsità, vedi, tu sei sempre stato nel PD, corrente genovese, non ti scordare, eri anche nel governo Crocetta, in nome e per conto di genovese. Quindi qua c'è poco da discutere se eri già segretario del partito. Siete compagni, eravate compagni di partito, amici intimi con Mario Bolognari, punto. Quindi il resto, caro mio, ha poca importanza. Avevi il ruolo del direttivo del PD? Sì. Quindi di che parliamo? Siccome qua è stata messa sotto accusa Rossana Carrubba senza essere iscritto a nessun partito, perché Rossana Carrubba non è iscritto né a Sicilia Vera né a Sud Chiama Nord, tu invece eri iscritto, eri organico, sei stato assessore di Crocetta. Quindi di che parliamo? Sai quanto cambia il fatto che tu sei stato nominato segretario del partito del PD in costanza di rapporto già di nomina con segretario, di segretario con Bolognari? Non cambia la situazione, sempre una è il fatto, eri un uomo di partito, punto e basta. Oh, tanto per chiarirci una volta per tutte. Seconda falsità, la sede di segreteria di Taormina, come già ho detto in campagna elettorale, veniva usata e strumentalizzata dal buon Bolognari. Infatti caccia poi all'improvviso la Carrubba, declassifica la segreteria in modo tale che da questo punto di vista lei potesse accedere a marzo del 2019 e di conseguenza, dopo che questo è avvenuto, lei si è incardinato. Quindi, attenzione, questa situazione, vedete, è ancora stata portata avanti anche per classifica e declassifica con l'attuale segretario generale. Andiamo a un altro aspetto importante. E la prego, Bartolotta, non giochi con le parole con me. Lei ha potuto accedere al corso di specializzazione per la fascia A solo ed esclusivamente perché ha svolto preventivamente 2 anni di servizio a Taormina. Chiaro? E per consentirle questo, Bolognari ha chiesto al precedente segretario Rossana Carrubba di andarsene. Veda, io non sono interessato alla sua carriera politica e professionale, me ne sbatto le balle, però non consento che lei e i suoi compagni di merenda politica continuino a falsificare la realtà dei fatti. Lei ha avuto un bel avanzamento di carriera grazie a Bolognari, è stato solo 2 anni a Taormina e poi se n'è andato per guadagnare di più. E non ti rimballo il mio ruolo a Santa Teresa a Messina, che 5 anni non un giorno in più. Ti ho dato lezione di buon governo, so che le brucia, so che si voleva candidare a Santa Teresa poi a cambiare idea perché poi è anche politicamente un vigliacco, quindi stia zitto per cortesia, si faccia la sua professione, si faccia la sua carriera e la smetta di strumentalizzare e soprattutto smettetela di inventarvi stronzate per attaccare l'avversario. E questo qui ora la prepariamo e mandiamo questa lettera aperta, facciamo un post e lo mandiamo alla Gazzetta del Sud, vediamo se ci dà lo stesso spazio, considerata ancora che continuiamo con queste stronzate. Ma dobbiamo perderci tempo, 1 ora stanotte ci ho perso per andare a vedere alcune situazioni. Andiamo a concludere che siamo veramente in ritardo. Altro argomento veloce che voglio così intraprendere. Ah,
articolo pure qui. Abbiamo il filosofo Sebastiano Gaspanello, il quale oggi pontifica in pagina regionale, no? Il commento, il problema è il metodo. Il metodo di che? Sebastiano Gaspanello, sentiamo. E allora, guardate un po' che cosa scrive, velocemente. Quanto Taormina conti in Taormina Arte e nella gestione dei grandi eventi non è questione nuova. Sentite che cosa scrive questo personaggio. Scrive Gaspanello. Quanto Taormina conti in Taormina Arte e nella gestione dei grandi eventi non è questione nuova. Tirata fuori dal nulla da Cateno De Luca. Apre virgolette, verrà meno la mia personale collaborazione e proporrò al Consiglio Comunale di ricevere dalla Fondazione, diceva ad agosto di un anno fa, non De Luca, ma il suo predecessore ed avversario alle ultime elezioni, Mario Bolognieri. Una rottura poi rientrata a causa del mancato coinvolgimento, sulla scelta della direzione artistica di Tao Arte, ma anche in precedenza Bolognari aveva più volte sollevato il nodo della macchina della sicurezza attorno agli eventi. Insomma, il problema c'è, è reale e fa bene De Luca a porlo. Il dubbio frequente di fronte ai metodi deluchiani è, semmai, quanto sia questo il modo giusto di porlo. Mi ha rotto i coglioni ora. Sebastiano Gaspanello che continua a parlare dei miei metodi, ecco, vedi, anche qua lo dico con una bella volgarità, ma come ti permetti a scrivere queste stronzate e discutere dei miei metodi? E Messina non l'ho cambiata con i miei metodi, che ci hai fatti maroni così per 4 anni sui metodi deluchiani. Hai parlato di conurbazione, masturbazione mentale, non so che cosa. Ehi, prendetevi qualche farmaco. Scusami, aspetta, completo, eh? De Luca spesso la fase del dialogo la salta a pie pari e passa direttamente alla terapia d'urto, specie nell'ormai rituale furore che accompagna i suoi primi passi da sindaco. Il punto è ciò che con altre semplici provocazioni con De Luca diventa facilmente realtà. Messina, ad esempio, nei primi mesi deluchiani, grandi eventi doveva aversi, Tiziano Ferro, ultime saltate per il Covid, eccetera, prima di un totale dietrofront che portò allo slogan opposto, Messina città della musica e degli eventi. E Messina da Tao Arte è uscita davvero, solo che si fa davvero fatica ad immaginare una Taormina Arte senza Taormina. Allora, guarda, Sebastiano Gaspanello, se ti vuoi confrontare su questi argomenti, quando vuoi, io dico 2-3 battute. Prima di tutto, hai tirato in ballo Messina dei grandi eventi, io non ho fatto fare i grandi eventi allora allo stadio, nonostante i buoni impresari mi hanno massacrato, perché ancora eravamo nella fase Covid, ricordiamocelo come stavano le cose, e quindi non si poteva fare, erano tempi diversi su cui sono nate queste questioni. E ti brucia che ora a Messina ci sono 20.000 presenze, no? Quindi tu dici, De Luca, pensate un po', prima non faceva fare grandi eventi allo stadio, dove avevano trasformato anche lo stadio scoglio per pisciatoio, no? Degli impresari. Danni su danni e continuazione. Quindi io ho fatto finanziare il progetto Messina, città degli eventi. E piuttosto che dire De Luca grande statista perché è passato dall'organizzazione del pisciatoio all'interno dello stadio a una strategia stabile che è quella appunto dei grandi eventi a Messina, la pone come una cosa di contraddizione. Qualcuno si deve curare qua. E ora cosa dice di Taormina? Fa una difesa d'ufficio del sindaco bolognese, ma chi cazzo te l'ha chiesta? Ma chi cazzo sei tu, Sebastiano Gaspanello, che ti permetti di mistificare anche
i fatti. Ma è questo il giornalismo? Andiamo anche qui al dunque. Scusami, Bolognari è il soggetto che ha consegnato a Tao Arte il locale, l'ex pretura di Taormina, che vale 8 milioni di euro, gli ha concesso il comodato gratuito per 30 anni, mentre la regione nella fondazione Tao Arte non ha messo ancora il bene. Questo è Bolognari. Bolognari era quello che abbaiava nei confronti di questi ambienti e sono quelli che poi lo hanno sostenuto alle elezioni comunali. Di che era sostenuto Bolognari? Non era sostenuto forse da Briguglio, da Fratelli d'Italia? Non era sostenuto esattamente dalla stessa corrente che ha in mano Tao Arte? Da chi era sostenuto Bolognari? Ma perché non la finisce di dire cazzate? Bolognari minacciava di uscire da Tao Arte. No, Bolognari devono fare una serie di cortesie politiche, stile l'operazione Palacongressi. Chiaro? Come mai Bolognari ha accettato di insediarsi in Tao Arte? E perché gli hanno dato 4 mangiate di pasta politica? Sì, diciamo questo. Ehi, i miei metodi. E discute dei miei metodi. Ma come ti permetti? Scusa un attimo. Io ho parlato con l'Amata e si è infischiato per riequilibrare le posizioni in Tao Arte. Quando hanno nominato la direttrice qui artistica, che ha fatto Bolognari? Ha fatto il vagito e poi è rimasto lì. Non ha fatto nient'altro. Non ha convocato il Consiglio Comunale per uscire da Tao Arte. Non solo, anche quando la regione non ha assegnato il proprio bene a Tao Arte, alla fondazione Tao Arte, Bolognari non ha detto niente, ci è rimasto lì. Lui ha semplicemente detto, ma mai fatto. Quindi sta a difesa d'ufficio. Guardate, mi fa schifo. Ma che cazzo di giornalismo è questo? Che giornalismo è? Sentiamo, qua sono nello spazio a modo mio e parlo a modo mio. E a chi non piace il mio linguaggio, cambi canale, non rompa le scatole qua di prima mattina, cortesemente. A modo mio significa questo, che mi faccio la diretta come cazzo ti voglio io. E a chi non piace, passi da altra parte. Va bene? Oh, perché è ovvio che poi quando leggi queste stronzate ti girano le scatole. E scusami, che cosa ha fatto Bolognari in 5 anni? Per quanto riguarda la questione della gestione del Teatro Antico, niente. Forse se pigliavo il biglietto gratis pure lui, forse, da verificare, lui e la sua giunta. No? Che ha fatto? Niente. Anzi sì, gli ambienti vicini a lui mi pare un po' di assunzione le avranno fatte. Eh sì, anche lì. Guarda caso, lo stesso gestore dei servizi del Teatro Antico, guarda caso, aveva vinto la gara per la gestione del Palacongressi. Aditus. Io sono passato alle maniere forti, perché chi è che come non vuole dialogare? Mi dispiace, io per difendere la comunità dove sono sindaco mi faccio ammazzare, non a chiacchiere. Lo faccio perché è mio dovere. Quindi l'Aditus non gestisce più il Palacongressi. Le chiavi ieri ce le ha dovute dare, le chiavi ce le abbiamo noi ora del Palacongressi. Prima questione. Quindi il comune di Taormina è ritornato in possesso di uno dei suoi beni più preziosi. Seconda cosa, Elvira Amata ha preso i suoi uomini nel consiglio d'amministrazione della fondazione Tao Arte e ha fatto bocciare la mia proposta di riequilibrare le posizioni, pari dignità. Quindi, arrivato a questo punto, usciamo. Perché tanto il brand è di Taormina. Non solo, ma sono riuscito anche a sciogliere quell'assegnazione del bene, cari miei, del bene. Ex pretura, ritornata. Per quanto riguarda il tema del Teatro Antico, se non mi danno il ristoro per poter garantire la sicurezza urbana, io non gli faccio fare più i grandi eventi, perché non solo non mi prendo la responsabilità, non voglio continuare a prendere sputazzate in faccia, perché la gente che arriva a Taormina vede Monnizzo ovunque, che impiega ore
per entrare se la prende col sindaco e io non mi prendo le sputazzate per far fare gli affari agli altri. Quindi tutti i concerti dall'1 luglio in poi, se sta settimana non si chiude l'accordo, saltano. Caspanelli, i miei metodi non ti piacciono. E che vuoi? Manca a me piacciono le stronzate che scrivi e soprattutto il fatto che continui sempre ad essere di parte. Sempre ad essere di parte. Molti tuoi articoli sono serviti per aprire fascicoli giudiziari, proprio in base alle stronzate che scrivevi. Quindi figurati ormai quanto siamo stanchi del tuo metodo giornalistico. Poi difendetevi, fate quello che cavolo, difendetevi tra di voi. Ma io leggo esattamente le stronzate che scrivi. Un giornalista che si permette di fare la difesa d'ufficio di un personaggio che ha fatto il contrario di quello appunto che dichiarava e ora io, perché ho il mio metodo, si permette di discutere del mio metodo. E non solo tira in ballo la storia dei miei rapporti di scontro allora con gli impresari, quando si facevano i grandi eventi allo Scoglio, che l'ho liberato io da quell'altra gestione affaristica, la si tira in ballo travisando i fatti. Il diritto di replica, cortesemente, Caspanello. Il diritto di replica. Mi tocca di diritto. Bene. Chiuso qua, ragazzi. Allora, quanto scappo, perché devo andare, devo passare intanto dai miei genitori, che da 48 ore che non prendo, che non vedo, e ci vediamo tra poco alle 9 all'ingresso dell'isola, di l'isola Bella. Vi raccomando, ieri comunque ho interloquito con vari assessori regionali, pure con il buon Schifani. Io l'ho visto, che adesso Schifani va a finire a schifio, o vuoi ragionare? Gli ha sorriso, disse Schifani, mi faccio fare mala figura, vedi, non scherzate con me, perché io sono il sindaco di Taormina, ora Taormina ha un sindaco, quindi fammi lavorare con i tuoi assessori, ti ho preparato il disegno di legge da presentare in aula per la prossima settimana. Quindi smettiamola e smettetela, perché Taormina merita di essere ristorata per i costi della sicurezza, garanzia del decoro urbano e della polizia. Quindi tutti i soldi, tutti gli incassi non possono andare ai privati. È giusto che li abbia anche Taormina. Quindi, vediamo, io ho detto Schifane, ti raccomando, la fare finire a schifio. Tutto qui. Buona domenica e ci vediamo alle 9 all'ingresso di Villa dell'Isola Bella.